casa al centro. Sono interrogato. Però è buonasera. C'è solo una cosa che non funziona, che siamo bassi e non ci vediamo. Dunque, siamo bassi, noi siamo bassi, bassi da di natura, noi, siamo bassi anche di voce, ma non ci vediamo. Verremo, se si così vedo le immagini. Siamo ripetuti. Ah, oh, che impressione. Sì. Sì, sì, molto. Quindi possono scegliere dove guardare, se guardare Rasoterra o guardare fuori. Allora, care amiche, cari amici qui presenti, penso che abbiate tutti indovinato chi viene a teatro stasera. In Philippe Daverio, vedete, non mi piace la parola personaggio, posso chiamarla intanto professor Daverio, mi suggerisca lei un termine un pochino meno becero di personaggio. Quando mi chiamano dottore, dico mi chiami infermiere, che sono più utile. Ho detto professore. Professore, sono, sì, è vero, sono un impiegato statale, quindi. Ecco, quindi non sbagliamo. No, sono proprio. Intanto diamo anche il benvenuto. Sulla carta di identità c'è scritto. Spero quello. Di averlo anche nella pensione un giorno. Sì. Io glielo auguro, sì. Sinceramente, di questi tempi. Se l'è ben meritata. No. Volevo dare semplicemente anche il benvenuto a tutte le persone che ci guardano da casa, perché in questo momento siamo in diretta sulla piattaforma streaming Teatro Carlo Felice, certo. www.teatrocarlofelice.com. E invitiamo chi è collegato a dire la sua, a fare qualche domanda a Philippe Daverio o dire quello che gli passa per la testa sulla nostra solita pagina Facebook oppure all'indirizzo email streaming@carlofelice.it. Professore, adesso prometto più che a lei, prometto ai nostri amici qui presenti che la lasciamo parlare perché... No, la faccenda era quella del gin tonic. Allora, faccio un annuncio. No, tipo, faccio un annuncio. Tipo, quelli del bar ci sentono. Lindlong, al bar il professor Daverio, gli abbiamo promesso un gin tonic in pagamento dell'intervento. No, io adesso... sono un grande sponsor del gin tonic. Beh, fa molto bene la psiche, sì. Questo siamo convinti. Beh, di questo noi siamo. Massimo, vediamo se anche a noi fa lo stesso effetto. Proviamo da vecchie di listi. Non lo so, bisogna vedere se ce lo porto. Ma io penso che stia arrivando. Il bar è in ascolto, non abbiamo feedback dal bar in questo momento perché è dietro quell'angolo, sì, ma sono convinto che stiano ascoltando sicuramente. Ecco. Si sente? Niente? Poco. Dunque, allora, la faccenda è la seguente. Il barista teme che io non gli paghi il gin tonic. Allora, però gli ho promesso che lo pagherò. Ho sentito arriva. Si è detto arriva, no? Si sente meglio adesso? Sì, certo, dobbiamo parlare con voce stentorea. Beh, l'importante perché... è che si senta Philippe Daverio. Se anche noi non sentono, direi che è lo stesso. No. Allora, intanto che arriva il gin tonic, io direi di rompere il ghiaccio con sapida facezia. Visto che siamo qui al Carlo Felice, le volevo chiedere una cosa, proprio una mia curiosità. Lei sa che quelli della nostra generazione, per quelli della nostra generazione, della mia, il Peer Gynt del povero Edvard Grieg coincideva con la pubblicità di un olio prodotto fra l'altro qui in Liguria, con la famosa La pancia non c'è più. Il povero Grieg, che si stava salvando da questa La pancia non c'è più, adesso viene identificato come la sigla di Passepartout. Esatto. Dove le ha trovate tutte quelle versioni? Della... è la cosa più semplice del mondo. No, in teoria è la più semplice del mondo e la suggerisco a tutti, è YouTube. Ecco. Cioè, oggi la più grande discoteca al mondo è YouTube. Infatti stiamo pensando, se non fosse per il fatto dei diritti che non si capisce di chi sono, sì, è un po' e poi ogni tanto alcuni scompaiono, però come indicazione di massima, se uno fa una ricerca musicale, è formidabile, perché ce n'è comunque di più che in qualsiasi altra teca e vi apre delle strade in attesa. Uno va a cercare violoncello in Francia nel 1670, provate a dirlo a quello che vende i dischi, certo. Dice, senta, mi faccia favore, invece va lì, lo trova, cioè, quindi è una macchina di fantasia formidabile. Io sono un grande sostenitore dell'uso di internet e della libertà anche un po' così situazionista che internet ha dato a chi fa ricerca. La cosa difficile è metterci ordine, infatti
il nostro prossimo mestiere sarà quello di dare dei piccoli aiuti a chi naviga, dicendogli guarda che c'è il vento da questa parte, bisogna spostarsi, sì, una guida per navigare, perché la cornucopia di per sé è formidabile, poi quello che racconta la cornucopia è tutta un'altra faccenda, cioè l'ordine da metterci dentro è un altro impegno. Che gentile, lei è stato bravissimo, perché l'ingresso in scena ci voleva, onestamente. Grazie. Grazie. A proposito, mi spiace che loro, loro no. E loro ai tavolini no. No, no, ai no, tavolini loro, beh, stanno. Ah, no, loro lì davanti no. Invece, Massimo, no, il frizzantino, cioè, credo che sia il mio. Sì, aspetta. No, adesso non cominciamo a fare i furbi. Questa scena assurda. Che... Fantastico, versiamo. Giuro che adesso allora, poi è finita. No, ma teatro deve essere teatro, non è che perché facciamo una conferenza, una presentazione, un libro, dobbiamo abbandonare il gusto scenico, l'oratoria, l'esibizionismo. Il teatro è finzione, spero che sia vero. Nel teatro finzione talvolta il gin tonic è autentico. Ecco, volevo chiedere una cosa a Filippo Davera, approfittare di questo. E se, come vede lui il futuro del teatro d'opera, della tradizione lirica che bene o male ha avuto un significato imprescindibile per tre secoli, 600, 700, 800, nel Novecento ha dovuto cominciare a fare i conti con altre fonti, quali il cinema, la televisione successivamente. Adesso, magari anche con l'aiuto delle nuove tecnologie, lei riesce a intravedere un futuro di evoluzione ancora per il teatro musicale? Allora, io la vedo così, cioè non la vedo così, la vedeva così André Malraux. André Malraux ha scritto un bellissimo libricino nel 1947 che io cito spesso e che è in fondo il titolo dei miei libri, che è Le Musée Imaginaire, il museo immaginario. E lui partiva da un assunto, allora abbastanza intuitivo ancora, diceva: ma voi pensate che Charles Baudelaire ha fatto le sue teorie sull'arte e non ha mai visto Giotto, perché quello che lui vedeva era quello che era nel Louvre. E pensate che oggi, a 100 anni di distanza, uno si può fare un'idea dell'arte perché può paragonare una statua Khmer a un Cristo catalano del XII secolo, in quanto se prende una buona riproduzione offset piano di quelle edizioni che facevano allora a Parigi, questo rapporto ce l'ha, ha il mondo in mano. Allora, questo intuito è straordinario perché è solo l'annuncio del mondo nel quale viviamo noi oggi. Cioè, voi con internet avete il mondo delle immagini a disposizione. Quello che manca, semmai, è una capacità di mettere ordine, come ho detto prima. E la stessa cosa avviene con la musica. Cioè, avete un mondo davanti a voi. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che una volta noi abbiamo sempre messo Bach prima di Beethoven, perché per noi Bach viene prima di Beethoven, viene automaticamente per un fatto anagrafico, no? Così si studia a scuola. Oggi non è più così del tutto, perché fra Bach e Beethoven c'è Bartok, perché Bartok è messo per ordine alfabetico, certo, nella nostra mente fra Bach e Beethoven. Allora, la nostra cognizione attuale è una cognizione incredibilmente sincretica, dove abbiamo a disposizione delle quantità infinite di informazioni e quello che ci serve è formare un nuovo modo di raccogliere queste informazioni in modo da rendere comprensibili e ordinate. Ma questo fenomeno al quale noi della nostra generazione siamo già abituati, ma lo guardiamo ancora con stupore, per uno studente universitario naturale. Io faccio le mie lezioni all'università con tutti con il laptop aperto e gli dico delle cose incredibili, dico una parola, studenti di architettura li nomino Anassimandro. Anassimandro penso che sia una forma particolare di compasso. Invece clicca e entra nella filosofia presocratica. Allora, questo modo di guardare le cose, percepirle, è la soglia di una nuova sensibilità del godere e del sapere, nella quale stiamo penetrando da poco tempo e che ci aprirà un mondo completamente diverso e una fortuna di lettura completamente diversa del mondo. Mi ricorda a lei, mi ricorda qualcosa che ho letto a proposito di Glenn Gould, che mi sembra possa essere considerato un precursore di questo tipo di approccio. Lui parlava, anche nella sua visione abbastanza religiosa dell'arte, parlava di carità della tecnica, della tecnologia. E
mostrava come la tecnologia, che ai suoi tempi, poi è morto nell'81 Glenn Gould, se non sbaglio, non era nulla in confronto a quella attuale, potesse portarci a superare una lettura storicistica. Ci vedo molte assonanze in questo. Perché ci dà una lettura trasversale. Cioè, già Glenn Gould questo perché lo diceva? Perché lui viveva già molto di più nel mondo del hi-fi, del disco, che un po' come Cherry Duckett, no? Cherry Duckett era l'opposto, diceva non voglio dischi, poi come quando è morto li hanno pubblicato tutto, Michelangeli. Invece Glenn Gould era uno che aveva capito benissimo questo meccanismo nuovo che si stava formando e quanto questa comunicazione più ampia avrebbe aperto le porte a delle cose che noi non ci immaginiamo ancora. Cioè, stiamo per diventare più intelligenti. Attenzione, cosa vuol dire essere intelligenti? È una malattia recente l'intelligenza. I romani antichi non erano intelligenti, neanche i greci. Socrate non era mica intelligente, non aveva la parola intelligenza. Neanche i romani ce l'avevano, avevano delle altre parole, anche più interessanti talvolta. L'intelligenza è una parola che si forma nelle glosse medievali, quando i commentatori interleggono, cioè leggono fra le righe, poi fanno il quadratino intorno e in quello lo glossano. Questo meccanismo di leggere fra le informazioni, di glossare, è la radice dell'idea moderna di intelligenza. Intelligere. Certo, è lì che viene. È per questo che gli inglesi non sono intelligenti, sono clever, che è un'altra cosa, e però hanno capito cos'è l'intelligence per gli inglesi. Sì, è lo spionaggio. Certo, è leggere fra le righe. Grandioso. È molto divertente. Queste, le varie etimologie, anche solo europee, infatti per i tedeschi l'intelligenza non è l'intelligenza, è quella roba legata all'intelligenza, sono certo, le rompiscatole. In russo? E l'intelligenza è il rompiscatole, è quello certo. Che detiene potere. Mentre per i tedeschi l'intelligenza ancora oggi è la Gescheitheit, cioè la capacità di poter separare, che è esattamente il discernimento. È il discernimento, il concetto di del crinale del kritos greco della critica, il crinale. È molto divertente giocare con le parole. Scusate, permettetemi una piccola glossa. Se anche per disgrazia la serata finisse ora, io andrei a casa volando, non so voi. Ecco, veramente grazie. No, ma questo le spiega in fondo i meccanismi che io seguo. Io amo molto giocare. Come? Amo molto giocare. Sì, si vede con le parole, i tifosi di Passepartout lo sanno. Con le parole, con le immagini, con le parole in un modo particolare, cioè per esempio anche sulla nostra identità, no? Pensate, non parliamo del libro, parliamo di cose completamente diverse. No, ci stiamo per arrivare. Per esempio, il libro è là, ecco. Il diverso valore che diamo alla parola orologio. Cioè, ti vedo impreparato. No, è divertente. Pensateci un attimo. Cioè, per i francesi si dice montre, quella che la fa vedere. Per gli inglesi watch, quella che guardiamo, l'opposto. Giusto. Per i tedeschi è latino, è teorico, è l'orologio è l'ora. E già questo vi apre tutta una lettura diversa delle questioni. E in italiano? Noi siamo loro. Noi in italiano usiamo, attenzione, una roba assolutamente bizzarrissima. Mettiamo insieme una radice greca, il logos e l'ora. Cioè è un incrocio totale, la nostra psiche ne viene fuori. Ma un'altra, mi sono sempre divertito molto, pensate alla parola lavoro. Adesso non bisognerebbe parlarne tutti i giorni di questa parola che va un po' fuori moda. Ma il lavoro per noi è proprio... A Napoli è travaglio. Fatica. È faticare o travagliare. È fatica, no? Fatica. Cioè, o travagliare, come i francesi che travagliano. Anche i genovesi, credo. Si travagliano perché travaggiare. È un parto, il lavoro è un parto, una cosa che sta fra il dolore e la creatività, la pulsione. Mentre per il lavoro vero e proprio quello è il labor latino del povero diavolo che sta lì con questa roba qua, il bove che tira e lui che ara. Il labor è arare. Posso chiederle, dal lavoro per analogia? Andiamo oltre perché è divertentissimo.
lei pensi che in etimologia in russo è rabota, e rabota ha un prefisso che è rab, che viene dallo schiavo, che è lo stesso che forma robot, certo. I robot e il lavoro sono la stessa cosa da far fare gli schiavi. E allora, pensate, lo stesso rimane in germanico, perché il rab diventa arb, no? Arbeit. Allora, quant'era crudele la scritta Arbeit macht frei, cioè l'essere schiavi rende liberi. La neolingua. Sì, è una roba orribile. Sì. La cosa interessante è che io vengo dalla parte che ha paura dei tedeschi, cioè sono gli alsaziani hanno paura dei tedeschi, cioè io ho sempre detto ci sono i tedeschi buoni sulla riva sinistra e i tedeschi cattivi sulla riva destra del Reno. Questo non ha nulla a che vedere col Parlamento, però è un'indicazione di massima geografica. Allora, è geografica, non è politica. Allora, per gli alsaziani, curiosamente gli svizzeri anche non hanno la parola Arbeit, hanno una parola completamente diversa che è Schaffen, che vuol dire creare. Allora, Schaffen, capisce quanto che il lume getta sulla testa di Erasmo da Rotterdam, questa cosa qua? Giocare con le lingue è una roba divertentissima. Pensate che l'unica parola che è comune per tutta l'Europa qual è? Mica il bello è Schönheit, non c'è niente, perché Schönheit è un'idea di brillio, di lusso, e il bello invece è un'idea bellica medievale, no? Quando il Papa diceva, quello lì defunto, no, quello il polacco, diceva la bellezza salverà il mondo, riprendeva una frase del principe Mishkin nell'Idiota di Dostoevsky, però il principe Mishkin lo diceva, la bellezza in russo è Krasnye. Mi fido perché ho il russo un po' arrugginito. No, andiamo avanti così, non parliamo del libro, parliamo di queste strade. Krasnye ha un'origine linguistica che è grazia. Infatti in Agostino di che cosa si parla? Si parla della pulcritudo dei che salverà il mondo. E la pulcritudo non è la bellezza. Lei provi quando incontrerà la prossima volta un legionario romano a dirgli che pulcher, le dà una sberla. Meno male che non sono frequenti. Lo può dire a una bella ragazza, è pulcherrima, no? Allora, l'idea è la grazia di Dio che salverà il mondo. Questo era il concetto di Agostino. E questo vuol dire giocare con i linguaggi. Mentre appunto il legionario, non glielo dica mai, cosa gli dice il legionario? Formosus. Come è il bello in spagnolo di oggi? Ancora hermoso. Hermoso. È un gioco handsome da dove viene? Handsome è molto vicino al concetto di formosus, è quello che se ti dà una manata ti tira giù dall'albero. Cioè, infatti non esiste una signora che è handsome, la signora è pretty. Certo. È un'altra cosa. Sono dei giochi questi, ma sono dei giochi che aprono ha delle visioni completamente diverse del mondo che abbiamo intorno. E se dal lavoro passiamo allo studio, che vuol dire anche amore o no? Lo studio è una bella fregatura, perché è una parola che va un po' bene per tutti. Ha una cosa particolare lo studio. È una roba che rende fondamentale il Medioevo. Perché Le Goff, grande pensatore sulle questioni medievali, sostiene che la mutazione dell'Occidente avviene quando, rispetto al bipolarismo carolingio, da un lato il bellum, cioè l'esercito, il militare, quello che poi diventerà bello, perché è uno sforzuto esattamente come l'hermoso viene da formosus, quando il bellum dialoga solo col sacerdozium, no? E questa è la dicotomia medievale del basso medioevo, e si inserisce a partire dal XII-XIII secolo il terzo dato che è lo studium. E con questa triade bellum, sacerdotium, studium si forma la cultura dell'Occidente.
Hai detto niente. No, ecco, divertente. Mi permetto, visto l'ambiente in cui siamo, di introdurre pure il termine suonare, che in francese e in inglese coincide con giocare, no? È questo bellissimo termine play, esatto, che esatto. Noi invece non recitare abbiamo. Recitare anche, anche, certo. Anche teatro. Certo, play, act, certo. Anche in tedesco è spielen, play e jouer. Siamo noi che facciamo eccezione. Se noi che recitiamo perché abbiamo l'abitudine di vedere i giudici in tribunale. Cioè che recitano, celebrano, cioè per noi la celebrazione e la recita sono paralleli. Se un processo viene celebrato. Certo, si celebra un processo, esattamente come si celebrano i vespri. Non si cantano i vespri, si celebra la messa. Allora, scusate, adesso basta, non giochiamo più con il linguaggio, ma è molto divertente giocare col linguaggio, perché le arti visive sono uno dei linguaggi. Allora, volevo fare una domanda. Andiamo verso una trasversalità integrale, adesso i fumi dell'alcol mi stanno dando alla testa, quindi... Per un prosecco, pensate che ti... Il mio eloquio si fa più stentato, ma comunque, andiamo in un'epoca in cui possiamo, verso un'epoca in cui possiamo godere di tutto l'iter storico in maniera trasversale, senza badare... Non c'è il pericolo che decontestualizzando, parolone che bravo, ti è uscito quasi, anche... per me è quasi impronunciabile, decontestualizzando l'opera d'arte come può essere la musica, perdiamo qualcosa, cioè il museo, ok, nel museo noi possiamo vedere l'arte dell'Estremo Oriente raffrontata all'arte del nostro Rinascimento e così via, non perdiamo il significato che ha dato origine, insomma, verso cui tendevano queste forme d'arte? Noi con il museo perdiamo una cosa fondamentale, la sacralità dell'opera. Io mi ricordavo sempre un'esperienza molto particolare, ero a Perugia, il museo di Perugia, perché è diretto da una signora che a voi dovrebbe suscitare due o tre ricordi, perché si chiama Garibaldi. La Garibaldi dirige, è una discendente, dirige il museo, dirigeva fino a 3 anni fa i musei di Perugia. E c'era una bella mostra sull'ambito di Piero della Francesca, ma soprattutto poi quello del Perugino, con le mescolanze sofisticate alla Piero, i contributi un po' più pop del Perugino e alcuni quadri anche assolutamente popissimi, cioè quelli i quadri devozionali fra 400 e 500, di fronte ai quali noi passiamo con uno sguardo anche di sostanziale disprezzo, perché cerchiamo la perfezione della forma, l'evoluzione dei linguaggi, bla bla, tutte quelle robe lì. Stavo uscendo, perché uno dei privilegi del mio mestiere è che posso stare nei musei quando chiudono, che se no non si possono fare le riprese. 9:30-10 di sera, le truppe, essendo affamate, stavano pestando i piedi, stavamo uscendo, incontro un ugolo di francescani che arrivano. C'era una specie di giro, veniva da Assisi che lì vicino, c'erano 40 francescani che venivano dal mondo intero e che dicevano quanto ci piacerebbe, siamo sa qua solo per questa sera, vedere il museo. Dico, è chiuso, però dico 40 francescani non capitano tutti i giorni, cioè è una roba fuori dall'ordinario, anche perché se toccare il cordone a un frate porta bene, immaginatevi a 40 quanto posso portare bene, onestamente. Allora chiamai la Garibaldi e dissi, senti, mi devi fare una gentilezza, mi permetti di accompagnare a fare la guida nella mostra ai 40 francescani? È stata un'esperienza straordinaria, perché venivano dal mondo intero. Le opere che per me erano particolarmente significative, per esempio la famosa Natività del Perugino, che cambia un po' gli stilemi estetici, è un quarto di primo quadro con dei realismi molto forti dentro, prova a raccontare, non gliene è fregato niente. Continuiamo il giro, ad un tratto si ferma dinanzi a un quadro particolarmente bruttino, però che conteneva la celebrazione di un santo per loro molto importante. Si sono fermati davanti al quadro e hanno pregato. Io mi sono commosso, perché per la prima volta ho visto un'opera d'arte che tornava a svolgere la funzione per la quale era stata creata. Allora, questo rende la questione molto complicata. I quadri devono stare al museo o devono stare nei luoghi per i quali sono stati dipinti? Cioè, qual è la funzione del museo nel terzo millennio? Perché
negli ultimi 500 anni la funzione l'abbiamo capita, era quella di raccogliere dei momenti storici significativi e dargli un valore, inizialmente per i fiorentini economico e basta, certo. Per i fiorentini pensava ai soldi, ma successivamente un valore didattico e di formazione e di identità. Ma oggi è ancora così. Certo, i musei li terremo, ma la domanda è legittima. Cioè, ci sono dei luoghi straordinari, importantissimi, che hanno perso il fuoco vero che li conteneva, cioè cappelle quattrocentesche straordinarie perse in giro, dove una volta c'era un politico di grande commozione. Il politico è messo insieme ad altri 44 politici un po' come se fossero dei polli inchiodati al muro in un museo importante, nazionale o meno importante, dove nessuno lo va più a vedere. Ma se il politico fosse ancora lì, non sarebbe meglio? Una domanda difficile, non ho la risposta. Anzi, se il politico avesse addirittura il diritto di sporcarsi con i fumi delle candele, adesso lì hanno inventato anche le candele, se no si sporca il soffitto che è stato restaurato 4 anni fa. Abbiamo noi il diritto di rompere il rapporto di aura dell'opera? In base a che cosa? Poi basta cambiare i dati. Quando uno di noi va in Nepal è felicissimo di entrare nel tempio dove c'è il fumo, dove la statua di Ganesh è coperta di colate rosse e ci sono i fiori marci per terra, e se fosse tutto pulito diremmo noi non ci andiamo più in Nepal. Allora, perché abbiamo un parametro per il Nepal e un parametro completamente diverso per noi? Non ho la risposta, però porsi la domanda oggi è abbastanza utile. Possiamo affiancare un'altra domanda secca? L'artista contemporaneo produce per il museo? O per i soldi? O per tutte e due? Io ho avuto un grande amico nella mia vita che era Sebastian Matta, il grande pittore surrealista, che è morto a 94 anni. A 91 anni, tutto decrepito, abitava a Tarquinia, in una sorta di monasterino, c'era anche la chiesa, aveva messo un Buddha nella chiesa, era un po' strano. E un giorno mi disse: ora tengo che dirti una, perché parlava un italiano con un po' di cileno, no? Tengo che dirti una cosa molto importante, prendi nota. Uno che ha 93 anni, certo, prende nota. E l'arte contemporanea non è arte, perché l'arte è una cosa più grave. Più grave. Più grave. E questa non è una dichiarazione da poco. Cioè, l'arte è una cosa grave. Quella che produciamo oggi, quella che i commercianti newyorkesi riescono, perché sono furbi, ad obbligare gli italiani ad esporre la Biennale, così i soldi per l'esposizione mettiamo noi e i profitti si riportano a casa loro, è ancora roba grave. È una domanda legittima, ma ancora di più, quando noi guardiamo i quadri del Rinascimento, ma anche quelli dell'Ottocento, cioè anche se guardiamo, non so, un dipinto in macchiaiolo che esalta i percorsi bizzarri verso l'unità d'Italia, per esempio, oppure un quadro futurista anche demente perché fa l'interventista per la prima guerra mondiale, abbiamo sempre la sensazione che l'opera visiva sia una chiave d'accesso per interpretare la storia che gli sta dietro. Cioè, all'opera corrisponde una società, una storia, una serie di elementi, ma vivaci, cioè, come dicono gli americani, vivid, no? Cioè, che prendono. A vostro parere, un cuore di plastica di Jeff Koons dà questa stessa sensazione? Si è sentito un no dello secco proprio. Poi, questo non toglie al cuore di Jeff Koons il suo diritto di essere testimone eventuale della nostra realtà, perché quel cuore gonfiato di plastica è esattamente vuoto come vuota l'etica americana di oggi. È simbolico. Quindi un giorno lo si guarderà dicendo: guarda che bel esempio, erano privi di idee e lo dimostravano. Ma questo privo di idee con la sua dimostrazione non è esattamente ciò che noi chiediamo all'arte. A noi chiediamo all'arte, certo, una pressione, una pulsione più forte. È vero o no? Perbacco.
Sì. A me quando il professor Daverio si mette a fare il professor Daverio piace molto, diciamo la verità, allora, è all'altezza della situazione. Gli consentiamo nella nostra magnanimità, bravo, di suggere di sorbire il gin tonic. Intanto, se non le dispiace, leggiamo qualche messaggio dall'etere. Allora, da Bogotà, una nostra amica dello streaming, vecchia amica, anche se sicuramente giovane e bella, ma perché si collega spesso, Consuelo, collegate, ci saluta caramente. Poi Giuseppe Gimondo, Daverio non mi annoia mai e grazie, lo stimo molto e ringrazio. Ringrazio. Buona serata. Grazie e ancora grazie. Margherita Viggiano, professor Daverio, c'è una grande emozione ad ascoltarla in diretta. Possiamo confermare, Massimo? Direi di sì, sì. Sembrerebbe di sì. Ancora Consuelo Gutierrez, una conversazione molto interessante per chi come me ha studiato filologia e lingue. Direi che sei come un topo nel formaggio, Abbiamo trovato la persona. Paola Rossi, limpido, scorrevole, gradevolissimo. Troviamogli un difetto. Allora, facciamo un piccolo concorso. Troviamo un difetto al professor Filippo Daverio. No, aprite quella porta lì. Per favore. Tesi di laurea su pensiero e linguaggio. Mi sto sciogliendo. E sì, che è anche freddo, quindi va bene. Una piccolissima notazione per ritornare però a un tema, perché tant'è, lei continua a dire il libro lasciamolo qua, ma in realtà io l'ho letto il libro, quindi io ci tenevo moltissimo a fare bella figura. No, in realtà l'ha comprato mia moglie, devo dire l'ha comprato mia moglie. Però vedi che serve sposarsi. Esatto, sposarsi è una dei vantaggi, è lì seduta lì peraltro, quindi non posso nemmeno. Dunque, piccolo passo indietro, la maggior parte credo di quelli che sono in questa stanza, con questo salone, in questo foyer, compreso me, ha conosciuto il professor Daverio tramite Passepartout, cioè tramite quella trasmissione, per cui a un dato momento, mi ricordo che ci si telefonava, c'è uno con il cravattino che dice delle cose incredibili, addirittura qualcuno non si ricordava nemmeno il nome, c'è uno che gira con una monovolume per l'Italia e fa vedere queste cose. Lei in realtà ha sfondato il video, come si suol dire, ponendosi non come il divulgatore che insegna le cose, ma mettendo di fronte direttamente collegato lo spettatore e l'arte. Poi con un uso del linguaggio televisivo che non so chi glielo abbia insegnato, però clamoroso questo attraversare ogni tanto lo schermo, comparire, far vedere dei particolari che la gente non vedeva mai, oppure far vedere un insieme... Come c'è arrivato a questo? Perché questa è una curiosità. Sapete che noi abbiamo, diciamo. Dunque, ci sono arrivato perché questa cosa è nata per puro caso. Io ero già un signore un po' piuttosto sul vecchietto, cioè avevo appena concluso la mia esperienza drammatica come assessore alla cultura di Milano, quindi ero senza un soldo, perché non è che tutti quelli che fanno politica, sì, no, proprio fu una catastrofe, e ero anche senza lavoro, quindi nacque questo gioco delle trasmissioni. E nacque con un gruppo di ragazzi molto giovani, che erano proprio, però venivano tutti più o meno da storia dell'arte e avevano una loro inclinazione a rompere gli schemi. Noi ci siamo messi a conversare su, ma che cos'è la televisione? Allora la televisione è in realtà la sommatoria di una serie di fenomeni della banalizzazione recente. In televisione c'è la formula classica della banalità dell'avanspettacolo, cioè c'è capocomico e spalla, che è una formula che poi è passata anche alla politica, non funziona sempre all'infinito, ma pensate, ricordate Berlusconi e Fini, no? Capocomico e spalla, poi dopo la spalla si è ribellata, ma la figura era quella. L'altra figura classica della televisione era la predica del prevosto. Cioè, il prevosto appare quando sale a fare la predica, è un mezzo busto. È vero che la televisione ha ripreso capocomico e spalla, mezzo busto, tutta una serie di parametri pop storici e li ha trasformati in icone stabili. In questo senso, dimostrando una grandissima capacità nel capire come stavano le cose. In tutta la storia del cinema, precedente alla televisione, è quasi impossibile trovare una figura mezzo busto. Il mezzo busto appare perché il parroco è una roba. Allora abbiamo detto: siccome vogliamo andare contro, aboliamo il mezzo busto, invece fare mezzo busto facciamo il mezzo occhio. Oppure invece star ferme, fai uno che passa e se ne va.
io avevo anche avuto la grande fortuna di lavorare con uno dei gruppi di ricerca visiva più interessanti d'Italia, che era Studio Azzurro a Milano. E con loro questi giochi ne avevamo fatti tanti. Per esempio ne avevamo fatto uno in cui avevamo deciso di mettere i televisori, invece li avete sempre per orizzontale. Prendetelo, mettetelo per verticale, diventa uno strumento molto più divertente. E facciamo delle cose in cui nel televisore si era per verticale. D'altro canto, se andate nei musei, i ritratti saranno mica per orizzontale, sono tutti per verticale. Come sarebbe stato più bello vedere Andreotti di profilo per verticale, con la gobba, per esempio. No, era tutto un altro mondo. Nella pittura c'è il modello orizzontale che è paysage, no? E poi il ritratto è dritto. Poi c'è la marina che è addirittura stretta. Allora, non dovrebbe avere un televisore che si può girare. Lo mette quando arriva un personaggio, no, arriva l'ex presidente del consiglio, quello di Arcore, e si rimpicciolisce il televisore. Cioè, sono tutti meccanismi, no, che potrebbero avere degli sviluppi straordinari. Allora abbiamo pensato che era necessario rompere il linguaggio. Poi l'altra cosa che mi aveva sempre un po' impressionato nella televisione era la lunghezza dei tempi, cioè frase lunga e pensiero corto. Pensavo, perché non facciamo l'opposto? Proviamo a cambiare. Pensiero lungo e frase corta. Era una gag, ha funzionato. Cioè non pensavamo neanche noi che funzionasse. Devo dire la verità, e qui ringrazio anche il pubblico presente, tutte le signore e signori che sono qua con noi. Noi non ci pensavamo che avrebbe funzionato, però dopo, a posteriori, due o tre riflessioni, siamo stati sostanzialmente costretti a farli. In Italia il 5% degli italiani è civilizzato, è tantissimo, ecco, un numero enorme. Se voi pensate... Sì, no, pensavo al 95%, che allora con questo discorso... No, ma il 5% è una quantità infinita per essere gente civilizzata, perché... è trasversale nell'età ed è anche trasversale nell'economia. Cioè, ci sono dei benzinai civilizzati, ci sono delle giornalaie civilizzate, ci sono dei diciottenni civilizzati. Politici civilizzati ce ne sono? Adesso non entriamo su quello, è un po' più dura, però alcuni anche lì ci sono, onestamente sì. Per esempio io ne ho trovati anche in Liguria, ma non oso dire chi, ma no, ci sono anche qui, non è vero. Ci sono una piccola quantità, il 5%. Sempre il 5%. È sempre il 5%, cioè abbiamo 1000 parlamentari e fra parlamentari e senatori il 5%, 50 persone saranno presentabili. Siamo salvi. Sì, quei 50 lì possono essere, beh, funzionano. Allora c'è questo 5% che è uno zoccolo di civiltà stabile in Italia e che è cresciuto molto rispetto al passato. Il 600 sarà stato l'1%, quelli che erano alfabetizzati, in grado di leggere, incuriositi, era l'1% su 12 milioni, quindi erano 120.000 persone. Oggi sono il 5% su 60 milioni, cioè. Siamo passati da 120.000 a 3 milioni di persone. Una crescita formidabile. Su questa crescita formidabile campate voi, se no i teatri sarebbero chiusi. Campa l'editoria, se no chiuderebbe anche quella. Campa un po' anche il Daverio, il suo... Giustamente. Cioè, esiste una possibilità, no, ma un messaggio molto positivo questo che lancio. E a mio avviso siamo solo all'inizio, perché si stanno formando degli eserciti, delle vere compagnie di propaganda sacche conventuale. Di no, con propaganda conventuale. Se pensate che in Italia ci sono almeno 10 facoltà di conservazione dei beni culturali, produrranno in media nel giro dei prossimi 20 anni un 15.000 disoccupati. Ecco. Perché non, ci sono 6 posti di lavoro per, cioè, perché negli assessorati non li vogliono perché danno fastidio. Al ministero l'ultimo concorso di ammissione è di 20 anni fa, quindi sono tutti disoccupati, ma sono disoccupati potenzialmente formidabili perché sono rivoluzionari nell'anima. Cioè loro hanno immaginato che il paese possa essere salvato. Sono mine vaganti, però. Sono fantastici. Io penso che sia il prossimo partito politico positivo d'Italia, sono i laureati disoccupati che hanno studiato conservazione dei beni culturali. Perché questo rende il nostro mondo diverso rispetto a quello del 600.
oltre al dentista, attenzione, vabbè, anche l'oncologia e tante cose utili, però nei nostri meccanismi aggregativi o nel nostro gusto del sapere, questa mutazione sociale è assolutamente molto interessante. E guardate che ce n'è molti di più di qua che per esempio nei paesi che apparentemente funzionano. Negli Stati Uniti, quelli che un po' di idee ce l'hanno sull'argomento sono molto meno, lavorano tutti al Metropolitan, cioè non hanno problemi di disoccupazione perché sono meno, ma sono meno che da noi. Ed è una delle forze della creatività italiana del futuro. Io ci farei una scommessa, cioè una delle possibilità future è che i laureati in conservazione dei beni culturali vadano a lavorare nelle ditte di moda, nel design e così via, e continuino a mantenere questo matrimonio forte italiano fra la cognizione, che non è il sapere, la cognizione più fisica, e la creatività. Ci guadagneremo quella cosa. Sarebbe molto interessante. Io, ecco, l'applauso qui è un applauso a quello che ha detto, nella speranza che sia anche vero. Allora, guarda, ne approfitto, un'altra amica collegata in streaming, Margherita Viggiano, professor D'Averio. Lei racconta la storia dell'arte come nessun altro, come dice appunto lei fa un gioco serio che scardina il nostro abituale punto di vista e ci fa ritrovare il gusto di guardare la pittura e di leggere il nostro passato guidati dalla penna più impertinente d'Italia. Lei si sente impertinente? Abbastanza, sì. E alla penna soprattutto. Beh, la penna, no, io vado di computer, lo scrivo ancora. Ecco, il libro li scrive col computer, sì, comunque computer, ovviamente. Ma vi spiego perché. Per evitare gli errori di ortografia. Al correttore. Certo, perché c'è il correttore. Sapendo 6 o 7 lingue qualcosa ci si confonde. Lo dico ogni tanto senza vergogna. Io ho fatto solo un'ora di italiano in vita mia. Prima, perché mi hanno fabbricato fuori, no? Sì. Fino all'età di... l'italiano lo parlavo già da bambino. Ma lei ha una mamma italiana comunque. No, io ho un babbo, un nonno e poi una stirpe lombarda, sì, vecchissima alle spalle. Ma la mia lingua madre è un dialetto alemanico, che è l'alsaziano, che è una chiave di accesso facile per il tedesco, ma è diversa dal tedesco. È una di quelle baracche che stanno a metà fra le storie d'Europa. La prima lingua che ho praticato a scuola è stato il francese, poi mi hanno fatto inglese e poi sono arrivato all'università in Italia, che non ero preparato per venire qua. E prima di entrare all'università ho detto, adesso ho bisogno di un insegnante italiano, ho chiesto una lezione, perché volevo sapere quando gli italiani dicono il e lo. Che non mi era chiaro, dopo me l'ha spiegato, da allora non ho più sbagliato più di tanto. È una regola ferrea. Sì, è una regola ferrea. Cioè, si può applicare. Io sostanzialmente reputo di parlare in un modo accettabile, ma come tutti i francesi non riesco a beccare le doppie. Ah, è vero. Sta facendo delle doppie. Guardi che non è mica vero. Io credevo di più il maschile e il femminile, no, perché no, ci sono quelli il fronte. Lo scoglio delle doppie per un francese è quasi insuperabile. Allora, il computer permette di superarlo, perché scrive rosso, non capisce, allora uno sa dove manca la doppia, poi se la parola è lunga non sa dove mettere la doppia, ma ci prova 3-4 volte e arriva. Allora, io scrivo grazie al computer. Scusi, ma oltre ad aver studiato l'italiano per un'ora in tutta la sua vita, i risultati sono stati eccellenti, ottimo professore, professoressa che fosse. Lei ha cominciato a studiare prima di nascere, perché non c'è altra spiegazione che alla vastità, alla profondità... No. Delle sue conoscenze. Ma no, io sono solo un curioso, sono un pettegolo.